Francesco Monte come Belen, sul palco con Tony Colombo Van Zuyden. Tony Colombo, in tournée una sorpresa speciale, dopo Belen sul palco con lui Francesco Monte. Tony Colombo, il cantante neomelodico di origini siciliane, in un'intervista rilasciata a bollicinevip.com si è lasciato scappare alcuni particolari interessanti sul suo nuovo tour. I concerti quest'anno lo vedranno impegnato anche all'estero e, stando a quanto dichiarato, una famosa guest star salirà questa volta sul palco con lui. Gli ospiti saranno diversi e non fissi, cambieranno infatti a seconda dei luoghi e delle date in cui lo stesso dovrà esibirsi. Un nome però, tra tutti, cattura particolarmente l'attenzione, ovvero quello di Francesco Monte. Con il cantante quest'anno ci sarà anche l'ex della Rodriguez. Francesco Monte insieme a Tony Colombo, dopo Belen adesso è il suo turno. Il tour che aveva impegnato lo scorso anno Tony Colombo aveva visto tra gli ospiti protagonisti l'argentina Belen Rodriguez. La showgirl sul palco si era esibita insieme al cantante siciliano, intrattenendo con musica e canzoni gli spettatori presenti all'evento. A legare lui e Francesco Monte invece, spiega Tony, non sono solo gli impegni lavorativi e professionali. Il tarantino infatti sarebbe uno dei suoi più grandi amici, però, sulle vicende che hanno visto quest'ultimo protagonista al Grande Fratello VIP dice, l'amore è amore. Non segue regole né è possibile giudicarlo. È difficile essere razionali quando scatta qualcosa. Francesco Monte pronto per l'isola dei famosi, è ufficiale. Gli impegni presi da Francesco Monte dovranno comunque riuscire a conciliarsi con la partenza dello stesso per l'isola dei famosi. L'ex di Cecilia Rodriguez è infatti ufficialmente un concorrente del reality condotto da Alessia Marcuzzi che, ricordiamo, avrà come inviato Stefano De Martino, un tempo suo cognato. Come sappiamo, entrambi sono stati legati alle sorelle Rodriguez, seppur con esiti e sviluppi diversi. La complicità con l'ex cognato aiuterà Monte ad affrontare meglio questa nuova sfida? Lo scopriremo presto.